Oggi vorrei dare una mano a chi è impantanato su Facebook. Vedo tante persone che conosco, aziende, persone con le quali ho fatto dei corsi, persone che sono state miei studenti nel Pop Campus ma che non seguo più da tempo, che fanno proprio dei brutti numeri su Facebook, e coincidentalmente sono le stesse persone che quando mi scrivono o ci parlo insieme mi dicono: Robin, sai, però io ho scelto una nicchia troppo piccola, le persone in questa nicchia non spendono i soldi, devo cambiare, non va bene, no, proprio non ce la si fa. E guarda caso, forse sarà una coincidenza, forse io mi sbaglio, però la mia impressione è che queste sono le stesse persone che, se tu vai a vedere la loro pagina Facebook, sembra di entrare in un villaggio abbandonato del Far West, tutto morto, tutto fermo, non si muove una foglia. Che è successo? No, anzi, ci sono i loro post, ma non se li caga nessuno. Come mai? Allora, premesso che i contenuti per Facebook, nonostante a te possano sembrare una cagata che può fare chiunque, nel senso, ma che ci vuole a prendere una notizia e a metterla lì, a mettere una foto con una scritta, una citazione, piuttosto che a condividere un consiglio? La realtà è che anche questi contenuti, che sembrano delle stupidaggini, richiedono molta attenzione per poter essere fatti in maniera che funzionano. Premesso questo, se no è inutile che parliamo di tutto il resto, ciò che poi fa la differenza è che su Facebook le cose cambiano rapidissimamente. Ti ricordi che ci dicevano un po' di anni fa: adesso arriva il futuro, le cose accelerano sempre più veloci. Bene, ci siamo, quel futuro è già qua oggi, e quando stiamo su Facebook lo puoi proprio sentire l'asfalto sotto i piedi che scorre velocemente. Perché? Perché quello che potevi fare 2 anni fa su Facebook oggi non lo puoi più fare. Se tu ti domandi: ma com'è che 1 anno e mezzo fa, 2, 3 anni fa su Facebook io postavo, vedevo tanti bei commenti, condivisioni, e adesso posto, non succede niente, 1, 2, 3, come mai? È successo che nel frattempo sono arrivate non decine, non centinaia, migliaia di aziende, piccole, medie e grandi, e di amici, conoscenti, parenti, di persone qualunque, che hanno aperto anche loro la loro pagina Facebook e hanno iniziato a postare così come facevi tu. E quindi Facebook che deve fare? Dove li mette tutti questi post? Come fa a far sì che i tuoi amici, i tuoi fan possano vedere quello che tu posti quando ci sono 10.000 altre fonti che lo fanno contemporaneamente con te? Ti fa pagare. Quindi, che questo ti piaccia o meno, è bene renderti conto che oggi su Facebook, se uno vuole ottenere dei risultati, è importante, non dico arrendersi, ma accettare di buon grado il fatto che, se non metto un budget ad ogni singolo post che faccio, anche di soli 3 euro, e se non metto un budget sistematico affinché la mia pagina possa crescere diventando visibile ad un maggior numero di potenziali fan, non vado da nessuna parte. Questo non vuol dire che tu devi fare questa cosa che io ti sto dicendo. Io sono il primo a rendermi conto che tutte le volte che non lo faccio perché non ho voglia di dare i soldi a Facebook, perché penso presuntuosamente di poter battere i suoi algoritmi soltanto con la bontà dei miei contenuti e di quello che condivido, sbaglio. Morale della favola: per quello che vedo, se uno vuole ottenere oggi dei risultati sicuri attraverso Facebook, deve per forza mettere un budget.